Un cordiale saluto agli amici di 360 Web TV, il primo ritorno ufficiale alle interviste qui da noi in redazione, e abbiamo voluto iniziare con un messaggio di positività, con un messaggio di creatività e di musica giovanile. Abbiamo un nostro concittadino, Filippo Petta, classe 99, in arte? Jushu Playa, buonasera. Buonasera, guarda, non potevamo iniziare meglio questa ripresa, certo. Ma basta fase 2, speriamo già di essere ottimisti. Che vada tutto per il meglio. Benissimo, in fase 3. Ma tu proprio giusto giusto ce l'hai fatta a febbraio? Sì, con l'uscita dell'EP che abbiamo presentato e promosso una settimana prima dell'uscita, e con l'uscita dell'EP il 16 febbraio ci siamo salvati dalla pandemia. Per quanto riguarda la distribuzione è tutto quello che segue. Che ci racconti di questo Jushu's Life? Allora, Jushu's Life è un EP interamente autoprodotto e ovviamente autofinanziato. Con i ragazzi, tutti i miei amici che mi supportano, abbiamo masterizzato i CD, abbiamo registrato i brani, applicato le etichette, realizzato noi le grafiche, le brochure e la distribuzione, ovviamente. Qual è il messaggio che lancia? Un pezzo a cui sei più legato? Raccontaci. Un pezzo a cui sono molto legato è Nessuno Sa, la traccia numero 6 dell'album, la penultima. Solitamente la penultima è quella che più ti piace. Ah, vedi, anche sì. Un criterio d'ascolto. Perché? Che perché cos'è comunque storia? Racconta delle mie varie vicende, a partire dalla scuola, dai problemi che ho potuto avere con ragazzi della mia età quando andavo a scuola, e parla dei ragazzi e della loro difficoltà a farsi accettare nella società. Ma infatti il legame d'oggi, tu con i ragazzi lo hai testimoniato, perché una delle prime distribuzioni è stata in una scuola. Esatto, noi abbiamo promosso l'EP per 3 giorni alla settimana dello studente in un liceo di Salerno, e la risposta è stata più che positiva, con i ragazzi che hanno iniziato a supportare e a seguirmi. Com'è nata questa tua passione? Mi pare da un bel viaggio americano? Sì, la passione è nata assieme alla passione per gli Stati Uniti, d'altronde. Dopo diversi soggiorni tra la costa est a New York, la costa ovest a Los Angeles, ci siamo legati alla cultura hip hop, perché lì più vieni a contatto di vari cantanti, pilastri appunto della musica. Ti ha ispirato qualcuno in particolare? Sì, Nipsey Hussle, che è un rapper californiano che è stato assassinato un anno fa, purtroppo, perché le faide di musica tuttora esistono, e lui mi ha ispirato con quello che faceva per i giovani, per il suo quartiere, portava in alto le persone. Ma adesso ci sono nuovi progetti? Hai già delle... Sì, ci sono vari brani iniziative che devono uscire. C'è un pezzo prodotto da Mr. Phil, che è un produttore romano che ha collaborato con gruppi storici come i Cosang di Napoli, e poi ci sono vari featuring con ragazzi di Napoli e di Roma, e oltre al nuovo album che... Quindi dobbiamo per forza rimetterci tempo, bravissimo, in movimento, perché è il momento di girare. Poi ci sarà la quarantena per registrarlo. Quindi sarai costretto a rinchiuderti di nuovo, sì. Però per fare tante, insomma, iniziative positive. Senti, qual è il legame con la tua terra, insomma, con Ponte Cagnano? Con la mia terra Faiano? Il legame è forte, col mio quartiere Campo Sportivo, del quale ho fatto anche le magliette che consegnavo assieme ai CD. Per i primi ordini del CD, alla fine noi regalavamo le magliette col nome del quartiere. È bello perché la gente lo riconosce, sa localizzarti, sa dire ok, lui viene da questo posto. Ma no, ci devi raccontare, perché siamo curiosi. Jushu Playa perché? Allora, Jushu Playa è l'acronimo di Just Underrated Choices Over Obstacles, solo scelte sottovalutate oltre gli ostacoli. Chi fa scelte sottovalutate riesce a dare l'effetto sorpresa a chi ci punta il dito contro. Qual è la sorpresa che più vorresti per la tua vita futura? Ma la sorpresa è moltiplicare le persone che mi vogliono bene, chi ti ferma per strada, chi si complimenta, questo è l'obiettivo. Niente. Chi non ti aspettavi che potessi ascoltarti? Ma innanzitutto gli adulti, perché un sacco di CD sono stati venduti a over 30, over 40 pure, sì, quindi non me l'aspettavo, però significa che hanno capito il messaggio, e poi fuori dalla campagna anche li ho venduti. Ma infatti tu, insomma, avevi fatto poche copie, mi pare. Noi avevamo annunciato 50 copie, però i primi 3 giorni feci sold out, e quindi
niente, ne abbiamo fatti altri 50 perché le richieste non terminavano. Chi ti vuole incontrare, chi ti vuole ascoltare, dove ti può trovare o allora, può prendere chi mi vuole ascoltare va su Instagram Giuciupleia, su YouTube lo stesso per Facebook, fortunatamente sui social siamo abbastanza attivi, quindi ce la cagamo. Chi mi vuole incontrare, sto sempre a Ponte Cagnano. Noi ci auguriamo che fra un po', insomma, riprenderanno ad aprire le frontiere e tu possa ritornare a fare il prossimo viaggio. Dove lo faresti? California. Ah, allora tornerai, ritorno alle origini. E che dire, una canzone che vorresti dedicare a Ponte Cagnano Faiano del tuo EP? Ah, del mio EP una canzone che voglio dedicare a Ponte Cagnano è Cold as Ice. Sì. Perché? Cold as Ice perché ho girato il video a Napoli e Cold as Ice segna comunque la connessione che c'è tra il mio quartiere e il quartiere dove l'ho girato a Scampia. Quindi diciamo è un legame importante. Noi ti auguriamo il meglio, lanciaci un messaggio di positività, di saluto, Giuciupleia. La sfida è accettata, mai arrendersi. E beh, direi che anche l'acronimo del nome lo diceva già. Grazie di aver accettato il nostro invito, di aver ripreso questi nuovi incontri e ti aspettiamo per le prossime. Certo. Grazie a tutti.